È una giornata di festa quella che qui al Centro Sportivo Rugby Olandia di Oboldo si sta aprendo in questi minuti per la 29esima giornata, penultima della stagione regolare del campionato di seconda categoria, girone H di Como. Questa sera nel derby scendono in campo la frazione calcistica Dal Pozzo e gli ospiti dell'Amor Sportiva. Dicevamo giornata di festa perché entrambe settimana scorsa hanno avuto la garanzia matematica di rimanere in seconda categoria e quindi si gioca con un po' più di relax questa partita e anche quella che verrà poi, perché infatti ci sarà anche l'ultima giornata settimana prossima con il Dal Pozzo che sarà ospite del Bulgaro, mentre l'Amor ospiterà il Molinello. Nella giornata precedente Dal Pozzo, che ha ottenuto un pareggio di prestigio 1-1 sul campo della capolista gerenzanese, mentre l'Amor è stata sconfitta 2-1 in casa dal Cistellum, ma con la concomitanza delle sconfitte di tutte le squadre che erano ancora impegnate nell'inseguimento alla Amor e alla stesso Dal Pozzo, appunto entrambe hanno potuto festeggiare la salvezza matematica. Vediamo la classifica con la gerenzanese, come detto, al comando con 72 punti, che ha festeggiato già qualche settimana fa la promozione in prima categoria, e vediamo anche un'anticipazione. Abbiamo accettato con grande entusiasmo l'invito proprio della gerenzanese per la giornata finale, quella di domenica prossima, in quel di Gerenzano, dove ovviamente seguiremo la partita e poi assisteremo alla festa per la promozione della gerenzanese nella categoria superiore. Al secondo posto, quota 60, c'è la Stella Azzurra di Arosio, 55 punti per il Bulgaro che occupa la terza posizione, in quarta piazza c'è il Cistellum a 52, poi a 47 in quinta posizione il Molinello. Scorriamo un po' la classifica per trovare le protagoniste del match di oggi, con il Dal Pozzo 12esimo a quota 31 e l'Amor che segue in 13esima posizione con 30 punti. A chiudere la graduatoria poi ci sono in terz'ultima posizione il Novedrate a 23, il Cascina Mameti a 21 in penultima piazza, e chiude la classifica e la Casnatese con 15 punti. Tra i marcatori sempre in testa Bogdan Ciuciu, che dovrebbe essere quasi irraggiungibile per gli altri, 23 reti per il bomber della gerenzanese. Lo insegue ora Simone Libardi della Polisportiva Veranese con 18 reti. A 17 si è fermato Riccardo Maggiore, che però nelle ultime giornate non ha potuto giocare alcune partite per un infortunio, è rientrato domenica scorsa ma non è andato a segno, quindi è ancora fermo a quota 17. Qualche statistica in più per presentare meglio questa gara sul campionato nel complesso: le due squadre, staccate di un solo punto, stanno andando praticamente di pari passo, con il Dal Pozzo che ha ottenuto 8 vittorie, 7 pareggi, 13 sconfitte, 40 le reti segnate e 50 quelle subite, mentre l'Amor ha ottenuto 8 vittorie, 6 pareggi, 14 sconfitte, segnando e subendo qualcosina in più, 46 le reti messe a segno, 53 quelle subite. E ricordiamo che all'andata si chiuse sullo 0-0 in casa dell'Amor. Infine ricordiamo anche che arbitrerà l'incontro il signor Samuele Paredi della sezione di Como. Giornata per il momento regge con il tempo e il campo, lo sappiamo, non è mai in perfettissime condizioni, quindi staremo a vedere. Comunque il clima è buono per disputare una bella partita e per vedere un bello spettacolo. Noi attendiamo come sempre l'ingresso in campo delle squadre per vedere quali saranno i 22 scelti dai due tecnici. Io la luce la vedo. Senti tu? Infidatore! Infidatore! Vediamo? Ma io sento di più loro. Anch'io! Infidatore! Infidatore! Parlo? Puoi parlare, dici, sì, se parlo così mi senti bene. Infidatore! Oh cavolo, come mai non mi dici? Dai! Mollare perché? Mollare perché? Cosa dici? Mollare perché? Squadra in campo per il calcio d'inizio di questa sfida. Intanto prima però si osserverà un minuto di silenzio in memoria di Gianni, il calciatore che settimana scorsa ha avuto un malore in campo e poi purtroppo non ce l'ha fatta. Ricordiamoci, fermiamo anche noi.
Terminato il minuto di silenzio, le squadre sono pronte in campo, noi vediamo quali sono i protagonisti partendo dal Pozzo, si schiera con il numero 1 Salvatore, con il 2 Puzziferri, 3 Antonini, 4 Sevesi, 5 Stefanizzi, 6 Copreni, 7 Spitaleri, 8 Capitan Borgatti, 9 Bonanomi, 10 Barone, 11 Maggiore. In panchina ci sono Barzanò con il 12, Algeri con il 13, Corradini con il 14, Castelnuovo con il 15, Capici con il 16, Canti con il 17 e Daga con il 18. Intanto inizia la sfida, risponde l'Amor con il numero 1 Chiti, 2 Pustorino, il 3 Codari, 4 Pilato, il 5 Uboldi, il 6 Caimi, con il 7 Capitan Gariboldi. Tanto recupera un pallone proprio l'Amor. Noi proseguiamo con il numero 8, c'è Nigro, con il 9 Rubino, il 10 Banfi e l'11 Spaudo. A disposizione con il 12 Zauli, il 13 Vidovic, il 14 Busnelli, il 15 Boschetto, il 16 Fiorello, con il 17 Pezzoni, 18 Pogliani e 19 Benedetti. Andiamo in cronaca, abbiamo avuto problemino tecnico in avvio, ora è tutto risolto, quindi possiamo andare con la partita con Pustorino per gli ospiti, che va da Spaudo, ancora la palla di ritorno per il numero 11, esce bene Antonini, poi il pallone per Bonanomi che lo controlla bene, palla di ritorno però troppo lunga per lui, allora può ripartire Caimi per l'Amor che va da Chiti. Poi Uboldi, avanza al numero 5, poi torna sui suoi passi, va ancora da Chiti, Pilato centralmente, si fa vedere Capitan Gariboldi, ancora il pallone per Gariboldi, fermato, poi prova a mettere ordine Puzziferri per Sevesi, taglio a cercare Capici, palla Spitalieri, anzi palla irraggiungibile però, che poi Chiti spedisce in fallo laterale. Battuta la rimessa, Spitalieri rientra sul piede forte, la palla per Bonanomi che non trova la porta. Distanza ravvicinata, ha provato il colpo di testa, prima opportunità per i padroni di casa. Un match che, come detto, vede entrambe già salve, quindi con il cuore leggero staremo a vedere se rispetto alla gara d'andata chiusa sullo 0-0 con poche emozioni, quest'oggi invece si vedrà uno spettacolo differente. Presupposti ci sono tutti. Intanto Salvatore, che domenica scorsa ha neutralizzato uno dei due calci di rigore assegnati alla Gerenzanese nell'1-1 che ha conquistato il Dal Pozzo in trasferta grazie alla rete messa a segno da Barone. Intanto Puzziferri fermato in fallo laterale. Sevesi subisce un colpo, c'è il fallo di Rubino. Sul pallone Stefanizzi che va da Copreni, fa vedere Sevesi, ancora Copreni, poi Stefanizzi, c'è il pressing di Rubino, buono il dribbling di Stefanizzi che poi subisce il fallo sulla tre quarti difensiva dei padroni di casa, che come di consueto li vediamo sono in campo con maglia giallo-verde mentre l'Amor in tenuta arancione. Palla ora in fallo laterale, avanza
la formazione di casa. La rimessa di Antonini per Spitaleri. Ancora Spitaleri. Subentra nuovamente Antonini. Poi Barone con la palla che termina nuovamente il fallo laterale. Quando siamo al quinto, 0-0 il punteggio, fin qui un tentativo pericoloso per Dal Pozzo con Bonanomi, colpo di testa che però è terminato a lato. Ancora i padroni di casa, Antonini vince il rimpallo, va verso il fondo, palla è ancora giocabile ma esce la difesa dell'Amor e spedisce ancora, pallone in fallo laterale. Ora salgono in area avversaria i giocatori dal Pozzo con Capitan Borgatti che serve Bonanomi, la sponda per Spitaleri e poi c'è il tocco in corner di Uboldi. Già pronto lo stesso Spitaleri per la battuta del calcio d'angolo. La palla che spiove al centro e c'è un tocco della difesa che poi libera. Stava per venire fuori una carambola con un quasi autogol. Intanto Bonanomi che cerca di servire Maggiore. Non arriva a destinazione la palla. Altra opportunità per il Dal Pozzo con l'Amor che ora cerca di riordinare le idee. Nigro, poi il lancio lungo dalle parti di Rubino che viene messo a terra. Può far rifiatare un po' i suoi. Già battuta la punizione Caimi, poi la palla alta dalle parti di Banfi, fermato, riparte Barone, pallone per Bonanomi, fa salire Spitaleri, poi Sevesi di prima, ancora per Bonanomi, la sponda un po' imprecisa per Barone, tutto facile per Chiti. Che va al rinvio le parti di Spaudo, non riesce a controllare, poi interviene ancora il numero 11 ospite, poi Banfi lo ferma bene Antonini che va a rilanciare. Bonanomi con la sponda intercettata però Rubino dalla parte opposta per Banfi che non controlla. E allora si riparte da Salvatore. Stefanizzi largo per Borgatti, la sponda per Puzziferri che spedisce direttamente in fallo laterale. Puzziferri che quest'oggi, abbiamo raccolto qualche informazione per partita, dovrebbe essere all'ultima uscita con il Dal Pozzo, impegnato su più fronti il numero 2 di casa anche come allenatore. Con i giovanissimi, a quanto pare preferirà appunto proseguire con questo impegno. Tanto interviene proprio Puzziferri per Sevesi e sarà da vedere da ambo le parti come si rilancerà per il prossimo anno ancora in seconda categoria, chi resterà e chi andrà. Ci sono buone basi da una parte e dall'altra per poter disputare un bel campionato anche il prossimo anno. Tanto altro fallo laterale in favore dei padroni di casa, centralmente Capitan Borgatti che va dalle parti di Bonanomi, la sponda di petto per Maggiore fermato, poi va ad autolanciarsi Puzziferri, lo fermano però in due. Allora rilancia Uboldi, poi
ancora Amor. Il lancio lungo di Pilato, troppo alto però per Banfi. Dalla parte opposta Stefanizzi, si fa vedere basso Sevesi, ancora Stefanizzi che impegna nel recupero palla Copreni, ancora buono il pallone e si riparte da Salvatore. Abbiamo appena superato il decimo nel corso del primo tempo, 0-0 il punteggio e abbiamo visto un paio di opportunità per il Dal Pozzo. E ora c'è il fuorigioco di Bonanomi che non è riuscito a rientrare per tempo. Si parte da Pilato, poi Codari, Gariboldi ancora per Pilato, saltato un uomo, poi ancora Gariboldi a cercare Rubino anticipato. Poi interviene bene Uboldi da parte opposta a Puzziferri. Ora devono mettere un po' d'ordine le due squadre nella manovra. Sale Uboldi, largo dalle parti di Spaudo, il controllo a seguire intercettato da Copreni che poi esce in combinazione con Antonini e c'è il fallo laterale. Va la battuta Antonini, fermato Sevesi, poi Spaudo per Banfi, prova ad andare a cercare il tiro, palla colpita non nel migliore dei modi che termina sul fondo. Riparte Dal Pozzo con Stefanizzi che cerca centralmente Bonanomi, anticipo netto nei suoi confronti da parte di Caimi che subisce anche il fallo dell'avversario. Lo stesso Caimi che batte la punizione direttamente dalle parti di Salvatore. Sevesi per Copreni che ha spazio per calibrare il lancio. Centralmente Bonanomi che viene spinto, aveva toccato con un braccio ma c'è stata la spinta dell'avversario. Allora Barone per i padroni di casa, poi Spitaleri, ancora Barone, anticipato Antonini, direttamente il fallo laterale da Pustorino. Si riporta in avanti il Dal Pozzo. Antonini per Barone, al centro Borgatti che allarga dalla parte opposta. Puzziferri fa partire il cross molto alto, arriva Spitaleri in mezzo e non ci sono compagni pronti ad approfittarne. Libera la difesa, poi ancora rimpalli con Rubino che può controllare, far partire il contropiede dell'Amor. Gariboldi cerca Banfi, esce al limite prontamente Salvatore, ancora Amor. Spaudo preferisce far salire Pustorino, poi si riparte da Uboldi. Ora Caimi può andare al lancio, Rubino intercetta, poi pallone buono per Gariboldi, conclusione direttamente sul fondo che questa volta c'era lo spazio come in precedenza per Banfi ma non ha trovato la traiettoria giusta il capitano ospite.
andare al rinvio lungo Salvador e poi decide di servire Sevesi. Pallone per Puzziferri che serve Barone. Dai e vai con Spitaleri, però la palla di ritorno non è delle migliori. Tanto il pallone è ancora buono sull'intervento di Spaudo, ma non ci sono problemi per il Dal Pozzo che prova a uscire con Stefanizzi. Il controllo, poi serve Sevesi. Preni per Sevesi. E il ritmo, lo vediamo, è piuttosto soft fin qui. Tanto abbiamo superato il quindicesimo sullo 0-0. Buonanomi, si può girare bene per Barone. Prova la conclusione. Tutto facile per Chiti. C'era anche Spitaleri che si stava proponendo sulla sinistra. Di spazio per andare al tiro ce n'era. Nulla di fatto però per i padroni di casa. Dalla parte opposta alla sponda di Rubino e poi il pallone spedito direttamente in fallo laterale da Pilato. Ancora Dal Pozzo con Sevesi che può avanzare. Non c'è pressing, allora va a servire Spitaleri che taglia tutto il campo dalla parte opposta, anticipato in fallo laterale. E intanto manca il pallone per riprendere il gioco. In arrivo con i gialloverdi che si reinstallano nella metà campo avversaria. La rimessa di Puzziferri verso Spitaleri che termina a terra, ma non c'è nessun fallo. Si prosegue con Gariboldi che poi chiama in causa il proprio portiere. Chiti per Uboldi, si fa vedere il compagno che era Nigro, però fermato Spitaleri. Barone che cerca di servire Bonanomi, libera la difesa e può partire Banfi, fermato prontamente da Copreni. Si parte da Puzziferri. Sevesi. Cerca compagni liberi. Di vicino c'è Barone. Palla per Maggiore che fin qui si è visto poco. Ora prova a sprigionare la propria progressione. Poi serve Spitaleri. Rientra sul destro, serve ancora Maggiore, la conclusione a giro. E sulla traiettoria c'era Bonanomi che però era in fuorigioco. Già battuta la punizione dagli ospiti, sale Gariboldi. Poi Rubino ancora per il proprio capitano, palla però imprecisa. Parte Dal Pozzo, Maggiore. Pallone toccato per ultimo proprio dal bomber del Dal Pozzo. La rimessa ora per l'Amor. Gariboldi va dalle parti di Rubino. Termina a terra, ma c'è il vantaggio con gli ospiti ancora in possesso di palla. Rubino ancora fermato. Poi Nigro. Il tiro che si alza decisamente sopra la traversa. Parte da Coprini, tocco corto per Barone, poi Antonini direttamente in fallo laterale. Rimessa di Pustorino, centralmente Pilato ancora per il numero 2,
che va al dribbling e termina a terra. C'è la punizione in favore dell'Amor Sportiva quando siamo quasi giunti al ventesimo. Non si schioda, lo 0-0 di partenza, e dopo i primi due tentativi pericolosi dal pozzo abbiamo visto qualche tiro dalla distanza, però nulla di particolarmente pericoloso per i due portieri. Intanto l'uscita di Salvadore, che è stato caricato irregolarmente da un avversario. E si riparte con la punizione in favore dal pozzo. Ferri lungo per Maggiore, troppo largo però il pallone, la che termina in fallo laterale. Borgatti lungo per Maggiore, che poi salta il primo uomo, anche il secondo, ma il rimpallo non lo favorisce. Esce molto bene Pilato, va da Gariboldi, il pallone per Rubino con la spinta piuttosto evidente di Stefanizzi. C'è la punizione per l'Amor, Pilato va da Nigro, poi Caimi, Codari che può avanzare, serve Gariboldi, tocco intercettato da Puzziferri che rilancia l'azione dei suoi, al centro Bonanomi che riesce a saltare un paio d'avversari, poi però perde il pallone, riparte l'Amor. Nigro con Pilato che può avanzare, ma c'è l'intervento del centrocampo di casa. Spitaleri agganciato, ma c'è il vantaggio. Ancora a terra il numero 7 di casa, ma tanto si prosegue. Si rialza Spitaleri, Copreni carica il lancio che poi parte per la corsa di Antonini. Tocco di Pustorino e nulla di fatto. Può uscire con tutta calma Chiti proprio a metà del primo tempo. Ancora Chiti che allarga per Uboldi, non c'è pressing avversario, può salire il numero 5 che poi va lungo a cercare Banfi che non può raggiungere il pallone. Allora Stefanizzi, Sevesi per Barone, Borgatti largo, va da Spitaleri, vediamo se cercherà il fondo, così è, palla in mezzo, Barone alla conclusione, la palla sul fondo. E al minuto 24 torna a farsi pericoloso il dal pozzo, che però anche questa volta non riesce a inquadrare lo specchio della porta con Barone da ottima posizione, soprattutto per uno con il suo piede. Rilancio di Chiti, poi il pallone ancora buono per l'attacco del dal pozzo, però libera bene la difesa. E ora sale Codari, va da Gariboldi, controllo che non è dei migliori, il pallone terminato in fallo laterale. Ancora dal pozzo, ora col pallone centralmente per Bonanomi, la sponda
per Barone con un avversario che intanto è terminato a terra. Conclusione da lontano che termina sul fondo, ma come detto c'è un giocatore dell'Amor a terra, lo scontro con Bonanomi. Ed è rimasto a terra Nigro. Quando siamo al 25esimo, e qualche istante fa ci ha provato Barone dall'interno dell'area, poi proprio mentre Nigro restava a terra, la seconda conclusione più da lontano in entrambi i casi, però non ha inquadrato lo specchio della porta Barone, ricordiamo autore del gol settimana scorsa nell'1-1 in trasferta sul campo della Gerenzanese per il Dal Pozzo. Intanto si rialza Nigro e sembra in grado di poter proseguire, leggermente zoppicante ancora. Intanto il pallone sulla testa di Pustorino, poi Rubino che allunga, interviene Puzziferri, ancora però Amor proprio con Nigro che è tornato in campo, lo salta bene Maggiore e poi non riesce però a partire come di consueto in progressione, lo ferma lo stesso Nigro e si riparte da Chiti, poi Uboldi col pallone di sponda per Spaudo che non riesce a tenerlo in campo, altro giocatore a terra ed è Antonini ora dal Pozzo nel contrasto aereo. Poi è rimasto a terra il numero 3 di casa, non è chiaro se abbia subito un colpo o forse in ricaduta, adesso vedremo. E si spezzetta ulteriormente la partita che fin qui non è riuscita a prendere un buon ritmo, qualche occasione anche importante Dal Pozzo l'ha costruita, però come detto non c'è un ritmo particolarmente sostenuto né da una parte né dall'altra. Tanto si rialza Antonini, è forse un colpo per lui. Tanto si riprenderà con la rimessa in favore dal Pozzo. C'è Copreni sul pallone, fa incontro Barone, pressato da Spaudo e poi guadagna un altro fallo laterale. Tanto torna in campo Antonini e si torna in parità numerica. Preferisce lasciare al compagno ancora Copreni per la rimessa. Bonanomi di sponda, poi Barone, cercato di far partire Spitaleri ma c'è a far buona guardia la difesa ospite. Si riparte da Chiti, Caimi tutto solo, si fa incontro Pilato, allora si riparte dall'esterno, Uboldi, il controllo di Rubino che gira bene palla sull'esterno e c'è il fallo su Pustorino. Sul pallone Caimi, quasi tutto pronto, arriva il fischio del direttore di gara, la palla lunga spiovente in area con Puzziferri che la controlla e si ripartirà con la rimessa dal fondo. Copreni
lungo, la spizzata di testa di Spitaleri. Poi Bonanomi voleva far viaggiare Barone, il tocco però non è dei migliori. Battuta la rimessa quando siamo al trentesimo, sempre 0-0 il punteggio. Pilato largo per Kodari, ancora Pilato, poi Caimi che va largo dalla parte opposta su Boldi. C'è il pressing di Barone, allora palla per Rubino, tanto comincia a cadere qualche goccia. La conclusione di Maggiore che si alza sulla traversa è quello che ovviamente noi per le riprese non ci auguravamo, ovvero la pioggia potrebbe arrivare. Adesso si sentono le prime gocce. Con Chiti che va al rinvio. Centrocampo, poi il tocco di Nigro che però è impreciso, facile per Puzziferri che serve Sevesi. Poi Barone alla respinta dalla difesa. Salvatore che alza, pallone che termina direttamente in fallo laterale. Poi c'è Rubino che va al controllo e ancora una volta c'è una spinta, forse un po' accentuata da parte di Rubino. Comunque c'è il calcio di punizione in favore dell'Amor. Sul pallone capitan Gariboldi. Questa volta posizione interessante per lo scodellamento al centro. Arriva anche il direttore di gara per il fischio. Parte Gariboldi, il pallone che spiove dalle parti di Salvatore ma sfila senza che nessuno lo tocchi. Piccolo brivido per la difesa dal Pozzo ma nulla di fatto. Si parte da Sevesi, carico per Stefanizzi, poi palla Maggiore, salta Gariboldi, serve bene Barone che va largo da Spitaleri, il controllo e lo ferma bene Pustolino che poi libera dalle parti di Antonini. C'è di vicino Maggiore, servito, fa salire Puzziferri, si fa vedere capitan Borgatti, va direttamente in area Puzziferri, il controllo di Antonini ma lo ferma Pilato che poi spedisce in fallo laterale con il compagno che era dolorante, ha fatto anche segno agli avversari. Adesso vedremo se restituiranno pallone. Ci sembrava effettivamente che Pilato si fosse accorto del problema del compagno, un po' al limite la situazione. Antonini va alla rimessa, Borgatti ancora per Antonini che rientra sul destro, poi in qualche modo il pallone arriva a Spitaleri, c'è Nigro su di lui. Ora Spitaleri verso il fondo, la palla in mezzo, troppo lunga per Maggiore. Libera Gariboldi direttamente in fallo laterale. Ancora dal Pozzo Puzziferri. Fermato il suo pallone, Gariboldi per gli ospiti con Banfi che può restituire palla ancora al suo capitano. Cerca Rubino. È buono il controllo, ancora Rubino, poi Gariboldi verso il fondo, il cross fermato da Puzziferri che è l'ultimo a toccare. Ci sarà calcio d'angolo,
in favore dell'Amor. Salgono le torri per gli ospiti quando siamo al 35esimo, ancora 10 minuti più eventuale recupero, il pallone che resta lì, Pilato la conclusione, libera la difesa, c'è anche qualche protesta da parte dei giocatori dell'Amor, poi andremo a rivedere nel post partita. Intanto aggiungiamo anche questa opportunità per l'Amor al tabellino, anche se poi Salvatore non è stato impegnato, comunque si erano creati presupposti per la pericolosità di questa azione. Può ripartire il dal pozzo, c'è Sevesi tutto solo, lo serve Stefanizzi, va da Barone, Spitaleri ancora per Barone, ma è ottimo l'anticipo di Nigro che poi guadagna questo calcio di punizione. Sul pallone Pustorino, a lungo dalle parti di Rubino, poi c'è Gariboldi, non lo molla Puzziferri, ancora il capitano ospite fermato in fallo laterale. Nuovamente Gariboldi, parte il cross, respinta di Stefanizzi, sempre Amor, Codari allarga per Pustorino, poi interviene Antonini, Uboldi, Spaudo, Coroboldi, poi lungo Pustorino col pallone che non può impensierire Salvatore. Sale Copreni ora, sempre il numero 6 che va centralmente da Bonanomi, poi Barone, palla di prima di Sevesi laddove però non ci sono compagni, si era accentrato anche Maggiore, quindi non era coperta la zona destra alta. Tanto Rubino che gira verso Banfi, esce Salvatore, ma non c'è nemmeno bisogno del suo intervento. Palla era troppo lunga, era buona l'intenzione, ma troppo lungo quel pallone. Si parte da Sevesi, poi Stefanizzi. Là dove Pilato con una finta favorisce l'intervento di Codari, poi Nigro. Caimi lungo subito per Rubino, il controllo, girata verso Banfi, anticipato. Allora Sevesi, tocco per Barone, Spitaleri ancora Barone. E Bonanomi non è riuscito a coprire il pallone, ma c'è ancora Barone. Servizio per Puzziferri, si fa vedere Borgatti, ha spazio per avanzare. Riserve Maggiore. Sale Puzziferri, la palla proprio per lui che cerca spazio per il cross, ma deve rientrare verso Borgatti che va al traversone, libera Uboldi, poi Sevesi con il fallo di Nigro, anzi era Banfi che è andato a intervenire fallosamente sul numero 4 avversario. E c'è un calcio di punizione in favore dal pozzo con Maggiore che aveva provato a guadagnare qualche metro, intenzionato evidentemente andare al tiro, il numero 11 di casa se l'era posizionata un po' più, posizione un po' più favorevole per il destro a girare. E poi però decide di lasciare l'incombenza ai compagni, arriva Spitaleri con Sevesi, la palla morbida di Spitaleri, interviene la difesa,
stava andando a liberare Stefanizzi, era buona l'idea, ma c'era Uboldi. La rimessa intanto battuta da Puzziferri per Copreni, tutto solo, non va in pressing Rubino, allora sale Copreni quando siamo al 40esimo, sempre 0-0 il punteggio. C'era in fuorigioco maggiore, ma c'è anche il vantaggio per l'Amor, che però spreca, e allora parte dal pozzo da Salvatore. Parte il rinvio lungo verso Puzziferri, controllo del numero 2 che poi serve Barone, lancio per Maggiore intercettato, ancora dal pozzo però Puzziferri, salta l'avversario, poi allarga bene per Spitaleri di gran carriera, palla in mezzo, libera la difesa. Poi c'è ancora l'intervento di Puzziferri che riesce a far arrivare palla a Spitaleri in mezzo, libera la difesa, poi Pilato per Banfi, ancora Pilato che si può lanciare in azione di contropiede, il pallone per Rubino, Stefanizzi saltato da Rubino che può andare al tiro con lo scavetto sotto, non trova la porta, grande opportunità questa per l'Amor, la prima vera grande occasione per gli ospiti con Rubino che ha fatto tutto bene saltando netto Stefanizzi, poi solo davanti a Salvatore lo ha superato ma non ha inquadrato lo specchio della porta, si resta sullo 0-0. Fulmineo il contropiede dell'Amor dalla parte opposta Maggiore, il controllo, due uomini su di lui, alla fine lo fermano ma con il fallo. Arriva Capitan Borgatti per la battuta della punizione, aspetta il movimento dei compagni che però sono un po' fermi là davanti, parte Borgatti, poi Spitaleri, Antonini si allarga, Bonanomi, ancora il numero 9, serve Spitaleri, la palla a tagliare l'area là dove però esce facilmente Chiti, rilancia l'azione dei suoi Gariboldi, poi Rubino che questa volta non ha subito fallo, si è lasciato andare. E allora si riparte con la rimessa dei padroni di casa, Bonanomi, e anche qui non ci sono scorrettezze. Borgatti intercetta ma proprio andando palla sui piedi di Gariboldi, Banfi, sempre Gariboldi che si lancia sulla sinistra, su di lui Puzziferri, ancora i due a lottare, esce bene Puzziferri al piccolo trotto però a rilanciare l'azione dei suoi e la palla gli viene spedita là dove ci sono solo difensori avversari, Spaudo dalla parte opposta, può puntare Copreni, mette in mezzo, interviene bene Antonini, poi Copreni rischia qualcosa, perde palla Rubino, ancora Copreni a liberare e il pallone che dovrebbe essere terminato in corner, vediamo se Antonini è riuscito a evitarlo, no, calcio d'angolo per l'Amor quando siamo al 44esimo, c'è Nigro sul pallone, parte il numero 8, palla che spiove in area, resta lì con i padroni di casa che liberano, Borgatti ha ripulito l'area e poi c'è il fallo di Bonanomi, calcio di punizione in favore degli ospiti che chiudono
questo primo tempo in proiezione offensiva, dopo aver avuto la grande opportunità con Rubino un paio di minuti fa. Ora hanno questo calcio di punizione, che dovrebbe essere un minuto di recupero se abbiamo visto bene. Gariboldi parte, palla che spiove sulla testa di Pilato, che però era in posizione irregolare, col direttore di gara piazzato ovviamente alla perfezione su questo pallone. Nulla di fatto quindi per Lamor. Parte il rilancio lunghissimo di Salvadore, intercettato dalla difesa, poi Spaudo, Nigro a cercare lo scatto di Rubino, c'è in anticipo Puzziferri che poi si allarga e trova la deviazione, ma proprio nel momento in cui arriva il fischio di chiusura del primo tempo, dopo un minuto di recupero, si chiude sullo 0-0.